Davide. Buonasera, forse l'altro, stiamo utilizzando l'altro, guarda questo. Perfetto. Vai. La mia poesia è chiaramente indirizzata all'Italia. Per uno dei problemi più grandi di questo periodo e che c'è sempre stato negli ultimi anni, ovvero la criminalità organizzata. Osservo e ammiro, oppure disprezzo e dico non me ne curo. Nella nostra terra comanda il mare più sporco, il mare più scuro. E adesso subentra una tempesta così forte da spazzare via il futuro, l'avanzare del tempo che nel tempo stesso, e dico il tempo, spacca il suo muro, boom, si è frantumato, come la nostra coscienza piena di vizio e vuota di valori. Questa è una frattura, cos'è? Come la si può spiegare? E soprattutto noi ci domandiamo se porta tortura. E dico, il mondo è il Titanic, l'iceberg è la paura. I cittadini sono i passeggeri caduti in tragedia. Questa volta io non osservo e non disprezzo. Adesso io agisco. Dalla parola nasce l'azione, ma non di una, di un milione di persone e poi un miliardo. Dalla tempesta nascerà una grandine di vita, una grandine di gioia. E adesso ti dico, si può ritrovare la via. Italia, amica mia. Bravo Davide! Complimenti Davide, grazie. Grande Davide, ce l'hai la maglietta dell'Italia sotto la camicia? Davide, ce l'hai la maglietta dell'Italia? Ce la vedi oggi, eh? Davide passeggiava con la maglia dell'Italia. Grande Davide. Bellissima poesia, originale. Bene, bene, bene. Dunque, allora... Ragazzi, un applauso per le vostre originalità. Grandissimi, grandissimi. Forti, siete forti, grandissimi. Forti.